Quest'anno a Pasqua nessuno si dimenticherà le chiavi. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Inizia la maratona pasquale! Sì, ragazzi, lo so che l'aspettavate, già me l'avete chiesta. La faccio iniziare prima del lavoretto per la festa del papà, perché so che vi interessa di più e quindi eccoci con il primo dei pensierini pasquali pensati per voi. Questo è un progetto Arte per te, quindi andiamo a realizzare oggi un bellissimo cadeau di Pasqua, un quadretto portachiavi che potrete realizzare come ho fatto io su una tavoletta di legno oppure anche su un bel tagliere qualora ne aveste uno magari in disuso. Un pensierino molto bello, molto shabby, molto elegante e molto tenero e anche molto morbidoso. Andiamo a vedere perché. Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro primo lavoretto di Pasqua. Evviva! Sono emozionata! Allora, cosa ci occorreranno? Colori acrilici, un marrone, io qui ho un bruno di Marte e un bianco di titanio. Io sto usando il Max Acryl 42 bruno di Marte e l'Acrylic Master, entrambi mi sono stati mandati dalla Ferrario, voi potete utilizzare qualunque acrilico. Per il marrone potete usare anche anelina o a tasso se l'avete in casa. Un tamponcino del cordino, un po' di scotch di carta, una tavoletta da decorare, qualunque forma voi la desideriate, anche tonda e viene carina. Io ce l'ho così, quadrata, è veramente una tavoletta di risulta. Questo sarebbe anche un progetto di riciclo, perché queste sono degli avanzi di un lavoro più grande che abbiamo fatto. Poi naturalmente taglia balzo forbici, gomma, matita, colla a caldo. Ci occorrerà anche un pizzichino di cotone idrofilo e del cotone o del filo di cotone bianco, e per proteggere il tutto una vernice trasparente per acrilico, un flatting all'acqua, qualunque protettivo. Ovviamente pennello, io userò un Tintoretto 14 setola extra, questo mi è stato inviato dall'azienda ed è fighissimo questo pennello, questa serie, e poi naturalmente quattro chiodi per appendere le nostre chiavette e i bicchieri, un bicchiere di acqua e due bicchieri per stemperare il colore. Iniziamo subito. Come prima cosa, con due pezzi di scotch carta che poggerò qui sulla mia tavoletta, disegno il soggetto protagonista, che è un simpatico coniglietto. Allora, il nostro coniglietto lo formo insieme a voi. A me il coniglietto di Pasqua piace visto da dietro. Arrivati a questo punto, piano piano incidiamo le forme del nostro coniglio con un tagliabalza oppure semplicemente con un paio di forbici. Io lo sto facendo sul retro della tavoletta, ma per una questione di comodità. Voi naturalmente fatelo su un piano da lavoro differente dalla tavoletta stessa. Per me questo è soltanto un sample, quindi va bene incidere il retro della tavoletta, ma voi naturalmente fatelo su una base da taglio magari. Voilà, io il mio lo lascio appiccicato qua per adesso, poi lo prenderò dopo e procedo con la lavorazione della mia tavoletta. Allora, metto la venatura in orizzontale per un puro gusto personale e preparo il colore di fondo, che sarà un bel marrone freddo. Lo diluirò tantissimo, uso dell'acrilico, acqua, perché non voglio che tinga troppo, voglio semplicemente che lasci una velatura di colore. Voilà, quindi diluisco molto
il mio acrilico, lo faccio diventare una sorta di tingilegno. La proporzione, diciamo che è 3 parti di acqua e 1 parte di colore. Pulisco il pennello con dell'acqua, quindi prendo acqua e colore e passo su tutto. Vado leggera, tanto ho modo di intensificare con più passate. Io intingo il pennello nell'acqua, poi nel colore scolo, di nuovo nell'acqua e diluisco. Viene proprio come un mordente. Arrivati al punto di colore che più mi piace, passo in orizzontale e in verticale per imbibire tutte le fibre del legno, così, e se voglio vado anche sui margini. Questo decidetelo voi, dipende molto dal fatto se volete lasciarli così non colorati o se vorrete adornarli in qualche maniera. Ok, lascio asciugare il tutto e ci vediamo dopo. Asciugata la prima passata, vedo se il colore mi piace, se no aggiungo un'altra passata. Se non avete colore in casa, questo passaggio potete farlo anche con un bel caffè ristretto. La tavoletta verrà molto aromatica. Sarà anche una sorta di profumatore per la casa. Facciamo asciugare anche la seconda passata. Asciugata la seconda passata, io recupero dal retro il mio coniglietto e attacchiamolo al centro della nostra tavoletta. Prendo un altro pezzetto di scotch carta e schermo anche la parte bassa. Ora io in pratica schermerò i punti che non voglio colorare di bianco. Dopodiché faccio sì che i margini, soprattutto i margini del coniglietto, siano ben adesi alla tavoletta. Mi raccomando, perdete un po' di tempo in questa fase. Adesso prendiamo il colore acrilico bianco. Voilà, puliamo molto bene il pennello se usiamo quello che abbiamo usato poc'anzi, oppure possiamo, se avete, possiamo anche utilizzare un tampone che bagneremo prima, cospargeremo di colore e passeremo in maniera veloce tamponando su tutto, in maniera veloce e disordinata. Un giù, un su, giù, su, giù, su, giù, su. Come a creare delle spatolatine mosse. Questo darà più movimento al nostro fondo. Ovviamente, mentre che sono nel lavorare, coloro anche le altre parti, quindi i margini. Passo una seconda mano di colore per coprire meglio il fondo. Questa la do a pennello, perché poi alla fine io preferisco sempre il pennello, mi piacciono proprio le striature da vedersi, e faccio asciugare completamente. Bene, una volta pseudo asciutto, io pseudo asciutto, voi fatelo asciugare, staccate tutte le schermature e allora tutti i mascheramenti, 1, 2, e non vi preoccupate se ci sarà qualche sbavatura, perché il legno è fibroso, quindi chiama a sé giustamente il colore. Bene, togliamo tutto e lasciamo asciugare, già così è carinissimo. Per i punti in cui la pittura si è insinuata, facciamo altro che grattugiare via un primo stratino di legno. E fate in modo che il vostro sia asciutto, perché il mio non lo è e si vede, visto? Tiriamo via proprio un piccolo strato di legno. Grattugiate piano, potete farlo anche con una carta abrasiva, con un pennellino super piccolo reintegrate la parte pittorica che avete tolto
con un pochino di carta abrasiva adesso cerchiamo di graffiare leggermente, specie sui margini, la superficie. Non rimuovete tutto, grattugiate un pochino per movimentare. Io sto usando un'abrasiva 80 e va più che bene per quello che devo fare io, perché devo rimuovere solamente un po' del primo strato di colore. Adesso prendo la pistola per colla a caldo, che sia bella calda. Nel frattempo il coniglietto continua ad asciugare e schiaccio una linea sottilissima di colla. Devo essere veloce, continuativa e sottile. L'ho fatta nel margine inferiore e sbordo leggermente sia da una parte che dall'altra. Stessa cosa sul margine superiore, qui una linea soltanto nella parte superiore alla stessa più o meno distanza di questo margine. Ok, e schiaccio, alloggio ben bene e anche qui elimino il troppo e adesso incrocio anche qua. Così, sempre a mezzo centimetro. Per questo passaggio va benissimo anche l'attacca tutto, Rischiate di non bruciarvi e avete un po' più tempo per prendere bene le misure. Ora, prima di andare avanti con il pennellino sottile, che non so dove ho messo, qui, è un po' di bianco, io al centro, solo al centro, metterò la scritta home, un po' di brush lettering in un lavoretto di Pasqua, ci sta tutto. Riprendo il bianco, io sto usando il Tintoretto 780 sintetico Nettuno, questi sintetici Nettuno vi ho fatto la recensione se vi interessa sul canale. Allora, e vado, scarico. Il legno è grezzo, quindi lo riempio a poco. Se avete agevolezza col pennello, bene, ma sulla tavoletta grezza sappiate che è un po' più difficile, quindi se avete una penna magari vi verrà più agevole inserire la scritta. Adesso abbasso i pezzettini di corda in eccesso per farli aderire al quadretto. Occhio a non bruciarvi perché qui avete poco margine, aiutatevi con qualcosa che li appiattisca molto, io uso delle forbicine. Metto un po' di colla a caldo in un punto qualsiasi, io parto dal superiore laterale e attacco molto bene un po' di cordino, così. E adesso, piano piano, incornicio tutto il mio quadretto con lo spago, andando a girare attorno al margine. Metto ovviamente più colla a caldo e vado. Arrotolando un po' di spago a due dita, creiamo un piccolo fiocchetto. Mettiamolo a 8, così. Per intenderci, è infinito e
passiamo in mezzo dello spago facendo poi un nodo. Tagliamo tutti gli eccessi di spago, fissiamo il nodino che abbiamo fatto dietro perché sennò si aprirà, punto di colla e attacchiamo. Adesso metto i chiodi. Prima di apporli prendiamo bene le misure in modo che siano più o meno equidistanti dalla scrittina e con un martello infilziamoli e voilà. Sul retro al centro, quindi prendete bene la misura, non fate come me che lo sto facendo del tutto a caso. Essendo una tavoletta potete o forare oppure mettere uno di quegli attacchini triangolari che vendono in tutte le cartolerie. Io faccio un forellino in cui far entrare poi invece il chiodo. Adesso ultima cosa, la cosa più divertente, magari questa fatela fare ai bambini. Prendete un pochino di cotone idrofilo, proprio poco, e lavoratelo ben bene, quindi spiluccatelo tutto. Una volta che è ritornato in forma libera creiamo una gradevole pallina e voilà, una bella pallina fluffosa, morbida morbida. Prendiamo del cotone bianco e passiamo due giri in verticale, due giri in orizzontale, due giri nella prima diagonale e due giri in seconda diagonale. Con un po' di colla a caldo fissiamo tutti i giri e tagliamo l'eccesso. Quello che avremo sarà questa splendida cipollina di cotone idrofilo che andrà a diventare la codina del nostro coniglietto. Modelliamola un pochino con le mani, puntino di colla a caldo e pappete! Codina! E voilà, il nostro quadretto da parete è bello e pronto per essere appeso in qualunque casa noi vogliamo recapitarlo. Potete fare col fondo rosa per la cameretta di una ragazza o azzurro per la cameretta di un ragazzo. Insomma, sbizzarrite la creatività, ma soprattutto divertitevi a creare. Eccolo qui, tutto rifinito. Adesso tingo anche il dietro perché così non mi piace, poi vi faccio le foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Il nostro coniglietto con la coda morbida morbida ed è utilissimo. Una errata corrige, che non è un'errata corrige ma è un'avvertenza: i fori sul retro fatene due, uno a destra e uno a sinistra, oppure se mettete gli attacchini mettetene due, uno a destra e uno a sinistra, perché avendo posizionato i chiodi due a destra e due a sinistra, se mettiamo solamente un chiodo al centro per reggere il quadretto, quando rimarrà solamente il mazzo di destra il quadro prenderà quindi due chiodi, in modo da farlo stare sempre fisso qualsiasi sia il numero di mazzi di chiavi che appenderemo. Ve l'ho detto perché me ne sono accorta quando ho fatto le foto, ho appeso il quadretto, ci ho appeso un mazzo di chiavi e
se ne è sciolto. E quindi riproducete questi quadretti e con pochissimi soldini, regalini utili e belli per tutti gli amici a Pasqua. Un regalino unisex che farà felice il padrone di casa in cui andrete a fare visita per Pasqua. Naturalmente, se lo corredderete con un uovo di cioccolata farà ancora maggiore effetto. Anche a me farà effetto un po' di cioccolata. E allora spolliciatemi un cioccolatosissimo pollice in su, condividete il video sulle vostre pagine Facebook, fatemi sapere se questo progetto vi è piaciuto attraverso i pollici in su. Bene, sperando di avervi tenuto compagnia e divertito un pochino, io vi do appuntamento anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. E naturalmente vi do appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!